sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Davide Gavazzi, passi dal professionismo alla promozione nel giro di pochi mesi. Abbiamo appena terminato la tua presentazione, insomma ti sei presentato a tutto questo mondo che è molto grande, molto più grande magari di quello che si possa pensare, quindi ci vuoi raccontare anche un po' il tuo impatto con questa realtà? No, sicuramente l'impatto è stato positivo, perché comunque sia un approccio più diretto con le persone, con tutti comunque i rappresentanti, ed è un piacere comunque sentire le reazioni e comunicare anche le proprie. Ecco. Poi il territorio lo conosco bene e spero solo di dare il mio contributo al massimo delle mie forze. Ecco, prima è rimasto un po' in sospeso, come sei stato comunque convinto a definitivamente lasciare il calcio professionistico per comunque abbracciare un qualcosa di diverso, fare anche una scelta di vita, se vogliamo? No, sicuramente una scelta di vita. Poi l'ho detto, lo ripeto, non avevo un progetto serio e concreto che giro, comunque lontano da casa. Poi è bastato solo fare due parole con il vicepresidente, ed eccomi qua, dai, diciamo, niente intrighi, niente di trascendentale, diciamo. Cosa ti lasciano questi 15 anni di professionismo, tanta Serie B, che è stata insomma la tua casa per tanti anni, ma insomma anche la Serie A, grande emozione con la maglia della Sampdoria, giocare anche a San Siro? No, sicuramente mi lasciano tante emozioni positive, in primis la maggior parte positive, ma anche negative, che mi hanno aiutato a cambiare, a modellare il carattere, che magari da ragazzo non era perfetto, è stato abituato, e sicuramente mi ha cresciuto soprattutto anche come persona e come uomo. Peccato che adesso stai parlando anche a un pubblico molto di fede calcio Lecco, non so se magari l'anno scorso l'hai trovato ad avversario. Sì. L'hai seguita quest'estate? Stai seguendo un po'? No, sicuramente ho seguito la vicenda e sono contento, tra virgolette, per come si è risolta, perché quando si vince sul campo la cosa peggiore non avere quello che hai conquistato col sudore, con la forza, ed esserlo togliere era la cosa peggiore che potesse capitare. Adesso sono in un campionato difficile, sicuramente ci sarà un po' di ambientamento, però credo che possano dire la loro. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille.